Molte differenti specie di dinosauro vivono nelle foreste. Tra i Ceratops, uno dei più grandi nel Nord America. Possono arrivare ad 8 metri di lunghezza. L'enorme scudo sopra le loro teste è usato come protezione quando combattono. E le piante hanno anche loro delle difese. Tossine velenose. Queste sono particolarmente pericolose per i giovani. Questo cucciolo pesa solamente un cinquantesimo del peso della sua madre. E le tossine delle piante potrebbero renderlo veramente malato. Ma i Triceratops hanno un modo per contrastare questo veleno. Usano un antidoto. Una fonte di questo giace in una cava nella quale spesso fanno visita. Questo giovane comunque non è mai stato qui prima. Devono trovare la loro strada attraverso un passaggio che nell'arco dei millenni è stato eroso da un fiume sottoterra. Ora sono fuori dalla portata della luce. Non possono vedere niente. Il cucciolo deve stare vicino alla sua famiglia. Ora una svolta sbagliata potrebbe essere disastrosa. Alla fine la madre raggiunge il posto che deve visitare. Questo è l'antidoto, un'argilla particolare. Queste sono conosciute con il nome di leccate di argilla e vengono visitate di volta in volta. Thank you.
Ma qualcuno si è perso. Dov'è il suo cucciolo? La fortuna è stata dalla parte del cucciolo. Una volta rivestito il suo stomaco con l'argilla, anche lui sarà protetto dal veleno delle foglie di cui si nutre. Presto torneranno tutti indietro alla foresta e alla luce del giorno.